Ciao a tutti e benvenuti in questa settima puntata della Linea del Tempo. Ci siamo lasciati l'altra volta con Brunner e il suo discorso sullo strutturalismo pedagogico e oggi riprendiamo, collochiamo, la nostra ripresa all'interno della seconda metà del Novecento, nella quale si assiste a una profonda constatazione che i metodi tradizionali educativi, che già erano stati un po' scossi nella prima metà del Novecento, sono davvero superati e sono, davvero pieni di limiti e si affonda le radici in quella che era la pedagogia di Rousseau, che aveva dato una scossa completamente non direttiva al mondo della scuola. Quindi si assiste in questa seconda metà del Novecento a una serie di autori che, affondando appunto le radici in ciò che aveva detto Rousseau, fanno della pedagogia non direttiva il loro modo di fare educazione. Questo approccio didattico non direttivo si avvale di tante prospettive, ad esempio quella psicologica e quella dell'informatica, come andremo a vedere negli autori che adesso vi presenterò. Il primo di questi è il grande, grandissimo Carl Rogers, che è stato uno psicologo statunitense che ha portato davvero grandi e significativi cambiamenti sia da un punto di vista psicologico che da un punto di vista educativo. Da un punto di vista psicologico con la sua terapia incentrata sul cliente e da un punto di vista pedagogico per il suo apprendimento significativo. Con questo apprendimento significativo, Rogers intende proprio un approccio atto ad andare a cercare di capire quali sono i reali desideri e le reali motivazioni, le autentiche motivazioni che spingono il bambino e l'alunno nella crescita e nell'imparare, e quindi nell'apprendere, e cercare di aiutarlo a seguire queste motivazioni e queste attitudini, e di conseguenza agire in base ad esse, andando contro invece le motivazioni e i desideri altrui che creerebbero invece un falso sé nel bambino e quindi non andrebbero nella direzione dell'autorealizzazione, ma nell'andare a realizzare quelle che sono appunto le motivazioni di altri e che non fanno parte del bambino. Rogers fa una distinzione fondamentale tra apprendimento dal collo in su e apprendimento significativo. E per apprendimento dal collo in su intende proprio questo apprendimento imposto dai desideri altrui, da altre persone, mentre l'unico apprendimento da seguire è quello significativo perché va a individuare, ad analizzare e a sostenere quelle che sono le proprie motivazioni. Si fa portavoce quindi di una pedagogia non direttiva, dove l'insegnante si trasforma da uomo di cattedra a un collaboratore dei ragazzi, appunto, è insegnante, facilitatore, che non giudicherà, non valuterà più gli alunni, ma coopererà con loro in funzione del raggiungimento dell'obiettivo. Un'altra proposta di pedagogia alternativa viene portata avanti da Paulo Freire, che in Brasile, cerca di dare voce e ascolto alle persone, più deboli, agli oppressi, come li chiama lui, e attraverso un processo di coscientizzazione cerca, di aiutare queste persone a liberarsi di questa oppressione. Quindi si può dire che la sua proposta pedagogica ha una valenza anche sociopolitica molto forte, perché lui si pone proprio l'obiettivo, attraverso l'alfabetizzazione di queste persone, di poterle aiutare e di liberarsi della loro condizione di oppressi. Il primo passo da compiere è proprio trasformare, secondo Freire, il rapporto tra insegnante e allievo. Cioè, non deve essere più un rapporto su due piani diversi dove l'insegnante si erge in qualche modo a giudice e si erge in una posizione superiore, ma deve essere paritario. Quindi si abbandona completamente la narrazione a senso unico e si comincia a parlare di dialogo, di confronto, che deve essere fondamentale e deve essere bilaterale. Ovviamente vi ricordo poi che di questi autori di cui vi sto parlando troverete tutti i video specifici all'interno del canale per poter approfondire autore per autore. Un altro autore che mi piace citare in questo excursus è sicuramente Ivan Illich, che si fa portavoce di un processo di descolarizzazione e quindi andando a criticare quella che è l'istituzione scolastica che secondo l'autore non porta a uguaglianza, anche se dovrebbe essere quell'obiettivo, ma porta a delle disuguaglianze sociali, propone di sostituire la scuola con altre agenzie educative ad accesso libero. Questo secondo l'autore favorisce la scelta di ogni singolo individuo di come
progettare e portare avanti il proprio progetto formativo e quindi anche la scelta dell'agenzia educativa da seguire. Il prossimo autore di cui vi parlerò è Papert, che sicuramente, proprio rispetto anche al discorso iniziale che facevo di psicologia e informatica, è colui che si fa portavoce dell'importanza dell'utilizzo del computer all'interno delle scuole. Fino a quel momento i rudimentali computer, ovvero le macchine per insegnare, come avevamo visto l'altra volta quando abbiamo parlato di Skinner, erano utilizzate per verificare le capacità degli alunni attraverso degli esercizi via via di crescente difficoltà. E invece Papert compie una sorta di rivoluzione perché inventa un linguaggio che viene chiamato Logo, un linguaggio di programmazione per i bambini, quindi adatto ai bambini. Questo linguaggio ha permesso una vera e propria rivoluzione dell'utilizzo nella didattica del computer per i bambini, perché è un linguaggio che ha permesso ai bambini di poter sperimentare, di poter creare e di poter mettere anche attraverso il computer le proprie idee, la propria fantasia su dei progetti concreti. Papert con questa invenzione di Logo ha permesso di attuare dei percorsi formativi non direttivi alternativi a quelli classici e soprattutto ha permesso agli insegnanti di detecnicizzarsi e di andare a curare maggiormente e molto di più quello che è il rapporto umano con gli allievi. In Italia si fa portavoce di questa pedagogia non direttiva e denominata del dialogo e della parola un grandissimo Don Milani che si trasferisce a Barbiana, appunto una zona di periferia di Firenze, una zona di campagna, per aiutare tutte le persone adulte ad avere un'istruzione. Don Milani si fa portavoce di un'educazione popolare e attraverso l'utilizzo della parola cerca di istruire queste persone adulte per dargli la possibilità di una rivalsa sociale, per dargli la possibilità attraverso imparare correttamente l'uso della parola, sia scritta che parlata, quindi tutta la lettoscrittura, a non subire più dei soprusi da persone più istruite. Un aspetto molto interessante all'interno della didattica di Don Milani è l'arte dello scrivere. Lui organizza dei veri e propri gruppi di scrittura con varie fasi. Prima si discute dell'argomento, poi si comincia a scrivere, poi c'è tutta una fase di ripulitura di tutte quelle che sono le cose in più e gli aspetti non importanti e poi, una volta definito tutto, queste lettere vengono inviate. La più famosa è sicuramente Lettera ad una professoressa, che simboleggia la forte critica che Don Milani fa all'istruzione pubblica e agli insegnanti burocrati della scuola pubblica. Sicuramente, avvicinandoci sempre di più verso i giorni d'oggi, mi piace citare un grandissimo, e cioè Edgar Morin, che si fa portavoce di uno studio dell'epistemologia della complessità, sottolineando l'impossibilità di controllare tutto l'apprendimento attraverso una programmazione di tipo scientifico. In alternativa, infatti, Morin, proprio per questo discorso della complessità, propone un dialogo tra le due culture, cioè quella scientifica e quella umanistica, in modo tale che si possano completare a vicenda anche nel percorso dell'istruzione. Inoltre, secondo l'autore, è indispensabile che l'educazione promuova l'apprendere ad apprendere attraverso anche lo sviluppo di un pensiero multidimensionale e anche transdisciplinare, proprio per fronteggiare al meglio tutte le sfide che il mondo ci mette davanti giornalmente e ci metterà davanti anche in futuro. Nella seconda metà del Novecento poi ci sono stati una serie di ricercatori, di educatori e di studiosi che hanno messo il focus dell'attenzione nel cercare di creare degli itinerari ben precisi che seguano lo sviluppo psicologico del bambino e possano anche andare a verificare poi tutti i miglioramenti in vista dell'obiettivo. In ambito prevalentemente comportamentista possiamo ricordare il Mastery Learning con il suo massimo esponente che sicuramente è stato Bloom, che attraverso le sue tassonomie ha cercato appunto di individuare tutto questo percorso, fatto anche di verifiche proprio per andare a vedere tutti i miglioramenti dei ragazzi. Il Mastery Learning, obiettivo per padronanza, andava intanto a verificare quelli che erano i livelli di partenza attraverso dei test dei vari alunni, per poi pianificare in seguenza tutte le fasi che comunque andavano poi controllate attraverso i test per arrivare poi pian piano agli obiettivi. Il Bloom all'interno delle sue tassonomie individua tre aree, di cui poi sviluppa soltanto bene le prime due, la terza non riuscirà a svilupparla completamente. E le prime due sono l'area
l'area cognitiva e l'area affettiva, mentre la terza è l'area psicomotoria. Quindi in pratica cosa fa Bloom? Nell'ottica di proporre degli interventi individualizzati mirati proprio ad aiutare ogni singolo allievo, propone appunto queste tappe, questi piccoli obiettivi in sequenza da raggiungere, e questa sequenza corrisponde a quella della complessità delle competenze da raggiungere e si esplicita con mete direttamente osservabili e misurabili. Anche Gagné si applica al problema delle tassonomie, cercando di costruire dei modelli di apprendimento e di intelligenza che sono traducibili in operazioni e quindi si può dire in obiettivi operativi. Però è stato anche molto criticato perché non ha preso in considerazione tantissime variabili, come ad esempio l'aspetto emotivo, quello affettivo, ma anche i fattori comunicativi, motivazionali e personali che comunque fanno parte dell'insegnamento. Bene, con questo excursus di questi autori dalla pedagogia non direttiva in poi, il mio video di oggi finisce qui. Io vi do appuntamento poi ai prossimi video, nei quali ricomincerò a parlare di quelle che sono le sfide più recenti e soprattutto gli argomenti più studiati al giorno d'oggi dalla pedagogia, come ad esempio l'educazione nell'arco di tutta la vita e quindi l'educazione permanente, l'educazione per gli adulti e quella per gli anziani, e anche tutti gli altri argomenti che man mano affronterò. Vi saluto e ci vediamo alla prossima.